che anno sei arrivato a Roma? Che tipo di cose, incontri hai fatto all'inizio? Chi erano le persone che vedevi? Ma io a Roma sono venuto nei primi anni 60, stabilmente dal 63 circa, ma ci venivo già abbastanza spesso perché dal 1960 io lavoravo per la casa editrice Feltrinelli a Milano e allora c'era l'occasione di avere sempre rapporti perché, come anche adesso, la maggior parte degli scrittori italiani che non vivono in provincia vivono a Roma più che a Milano. Dunque c'era sempre questa occasione di fare dei viaggi abbastanza frequentemente per il lavoro editoriale. Poi, dopo alcuni anni, appunto verso il 62-63, sono successi due fatti che mi hanno portato a stare stabilmente a Roma. Cioè, uno è che c'era una redazione a Roma della casa editrice Feltrinelli, che facevano due collane di narrativa di cui si occupava Bassani. A questo punto questa redazione è stata chiusa e anche queste collane, la collaborazione di Bassani, insomma, è terminata con la Feltrinelli. Per cui quando l'altro fatto è stato che si è cominciata a fare i lavori per aprire una libreria Feltrinelli, che è stata la prima libreria, lui aveva quest'idea di rinnovare le librerie e fare come sono le librerie Feltrinelli adesso e anche in tutte le grandi librerie, cioè librerie con grandi banconi dove la gente, i clienti si aggirano, possono vedere i libri, toccarli, mentre prima nelle librerie questo non c'era, oppure c'era in maniera molto limitata, c'erano scaffali e tutte erano piccoli spazi. Invece aver fatto una libreria con dei grandi spazi dove i libri erano a disposizione dei clienti, li potevano stoccare, sfogliare, vedere, il tutto è stata una novità che ha introdotto Gian Giacomo Feltrinelli, e questa è stata la prima che si è aperta in Via del Babuino. E quei lavori sono stati fatti appunto in quegli anni di 62-63, per cui coincidenza che non c'era più questa sede della casa editrice, io sono stato incaricato di occuparmi della sede romana, che aveva dei piccoli locali che erano nello stesso isolato della libreria Feltrinelli di Via del Babuino. E un episodio è stato proprio, credo nel 62, che in un piccolo teatro di Roma, di cui non mi ricordo il nome, dove veniva rappresentato questo lavoro teatrale di Ohut, Il Vicario, il cui protagonista era Volonté, che è stato proibito poi. Il Vaticano è intervenuto per proibire, è stato censurato proprio la rappresentazione, e infatti c'è stata anche una manifestazione la sera che doveva essere la prima, che è stata proprio impedita dalla polizia. C'era del pubblico dentro, che è stato chiuso, insomma è stata una cosa abbastanza animata, abbastanza violenta anche. Ecco, allora hanno deciso, Feltrinelli ha messo a disposizione il locale interno della libreria, che era un grande spazio, quello che poi è stato adibito per fare i dibattiti, le presentazioni, per mettere in scena questo spettacolo ugualmente, alcuni giorni dopo che era stato proibito, e c'è stata appunto poi questa rappresentazione a inviti, naturalmente, questo perché questa volta era una cosa privata, non poteva più essere proibita, ed è stata un po' un'inaugurazione pubblica, diciamo, di questa libreria, che poi col passare degli anni è diventata un centro culturale, di incontro, di dibattiti, di discussioni molto,
molto importante, centrale a Roma, aiutato soprattutto dal fatto che era a pochi passi da Piazza del Popolo. Piazza del Popolo allora era, diciamo, il ritrovo abituale un po' di tutta la cultura a Roma, perché verso l'ora dell'aperitivo i due bar che si fronteggiano sulla piazza convenivano tutti i letterati, i pittori, i musicisti, la gente del cinema, si davano appuntamento, anche senza darsi appuntamento, ci andavano, sapevano che lì avrebbero trovato degli amici, delle persone a cui interessava incontrarsi e parlare. E questo è stato veramente una cosa che è durata, adesso non esiste più questo, ecco, però è stata una cosa veramente straordinaria, e soprattutto perché ha creato questo rapporto, questa fusione e questa mancanza di separazione appunto tra scrittori, pittori del cinema, musicisti anche, che tra di loro avevano dei rapporti, degli scambi, delle collaborazioni, ecco. Per cui appunto anche questi anni 60, anche per questo secondo me sono stati un periodo molto intenso e con una grande e importante produzione culturale che penso che sia stata veramente, se prescindiamo l'inizio del Novecento col futurismo, direi che è stato il decennio più ricco, più vivo, più importante di movimenti culturali italiani. Sì? Senti, invece questo appunto Roma, a te cosa piaceva di Roma, a parte gli incontri, Roma era anche, c'erano ancora le borgate in quegli anni, era una città, i colori erano diversissimi da quelli di oggi che è stata restaurata un po'. Sì, c'è stata questa trasformazione, ma che direi che è avvenuta molto lentamente, è venuta in questi decenni. Quella che è stata più forte, secondo me, è stata questa trasformazione più che dell'aspetto visivo della città. Certamente le borgate non ci sono più, adesso ci sono tutte queste periferie con questi enormi palazzi, ma è stata la vita sociale, ecco, che forse un po' dappertutto questo è avvenuto, ma a Roma era più intensa, era la dolce vita veramente in quegli anni, cioè proprio c'era una grande gioia di comunicare, di vivere insieme, di andare nei locali, di fare le gite, di fare tutto questo è completamente scomparso, adesso ognuno per sé. Ed è difficile anche incontrarsi senza dei motivi reali, e tutto questo in una città che continua a avere il suo fascino, continua a avere la sua attrattiva, continua a avere i suoi colori, il suo clima, e per cui in fondo anche con questa scomparsa di questa intensa vita sociale è sempre un piacere. Ma c'erano delle gallerie, principalmente sempre a Piazza del Popolo, c'era la Tartaruga di Plinio, dove è nato tutta la nuova generazione di artisti, appunto dalla scuola di Piazza del Popolo, Schifano e compagnia, ecco. Ma anche a moltissime altre, Sargentini che esiste ancora, di gallerie che esistono ancora di allora non me ne ricordo altre. C'era una quantità di piccoli ristoranti dove si andava sempre in gruppo, c'era questa famosa di Via della Croce, Cesaretto, che credo che esista ancora, ma credo che sia diventata una cosa per turisti ormai, che prima era una specie di mensa dove tutti a lunghi tavoli sedevano, soprattutto a pranzo, e altri che magari esistono ancora ma sono diventati ristoranti di lusso o di super lusso, come
il bolognese, sempre a Piazza del Popolo, prima era un ristorante un po' qualsiasi, non è che fosse diventato così di alta qualità. Ecco. È inevitabile questo che i luoghi si trasformano, ma io non vedo che ci sia un declino, c'è una trasformazione che ha i suoi vantaggi, i suoi svantaggi, ecco, non mi sento di rimpiangere, sono molto contento di aver vissuto quegli anni, penso che sono stato anche fortunato, io nella mia generazione anagraficamente, di aver vissuto due periodi che per me sono stati veramente appassionanti, straordinari, come gli anni 60 prima e gli anni 70 dopo. Dopo di questo c'è un altro mondo, ma anche quello viene vissuto, anche quello va attraversato, ecco, non mi sento di fare grandi lamenti.